intanto ciao e saluti i tuoi ascoltatori. Beh, la Puglia, guarda, ti dico solo questo, ho portato la macchina fotografica perché giro a scattare foto, la trovo splendida e poi mi riporta al passato, cioè io in Puglia ho fatto una delle prime date con Celentano, sono proprio state fatte qui in Puglia, qui mi rievoca momenti molto gioiosi che ritrasforma adesso attraverso le nuove emozioni, come andare a suonare con Nicola, che è il cantante dei Bismetici Domati, e anche lì ho trovato una passione, un modo di accogliere che è tutto particolare, diciamo che è splendido, dai, la parola giusta è questa, splendido. Lei è uno dei più grandi musicisti italiani, più importanti, ha segnato la storia della musica italiana. Come vede cambiata nel corso degli anni la musica italiana? Manteniamo gli stessi livelli rispetto a un Lucio Battisti che lei conosce benissimo, lo stesso Adriano Celentano? La domanda è bella, ma in effetti diciamo che le nuove generazioni hanno dei talenti, ci sono dei talenti, ma è il mondo che è cambiato, non ci sono più, non abbiamo più l'interesse per un artista fino in fondo, a noi adesso basta la sua immagine, basta catturare un brano per una settimana e poi lo distruggi, come si può dire, se tu avessi un disco sarebbe come prendere un disco e accartocciarlo e lo butti via, mentre invece una volta quel disco lì andava avanti per un anno, gli tenevi la copertina, te lo guardavi la sera, la mattina, cioè ci immaginavi, ci mettevi dentro il tuo immaginario e in questo sta la magia della musica, immaginarla anche, non solo farne un bene di consumo giornaliero, e purtroppo è lì che è cambiata, ma i talenti ci sono, io riconosco che in certi giovani ci sono dei talenti, specialmente qui al sud, qui da voi avete un sacco di voci, perché non me ne date un po' anche a me delle vostre voci? Quindi può sperare il sud o quantomeno le nuove generazioni di rimanere nella storia della musica? Direi di sì, con delle differenze molto sostanziali, cioè non ci si può più paragonare a quegli anni, dobbiamo in proporzione, oggi ci sono dei cantanti che segneranno la loro storia, non so se la storia che oggi stanno scrivendo sarà ancora valida fra 30-40 anni, vista la velocità di tutto, è tutto talmente veloce, speriamo che non passino così veloci gli anni, sennò io sono fottuto.